Ho voluto ripescare Giardina Trovato perché sognare ci fa bene, anche se in questo caso il brano è un po' triste, però Giardina davvero una grande cantante che purtroppo ha avuto evidentemente delle vicissitudini di vita, anche di grande sofferenza. Allora vado a salutare Barbara Marchan. Ciao Barbara. Ciao, buonanotte a tutti, buonanotte a te Fabio. Certo, sognare fa bene. Noi sogniamo dal 1966 o quasi con il libro di questa sera. Allora c'è una cosa che mi diverte molto. Ci sono delle persone che ci seguono più degli altri, no? E lo sappiamo. Le persone che ci seguono di più mi dicono sempre: ah, che bello quando dici che i libri ti chiamano, ma non sei tu che vai a scegliere i libri. Ma è vero, è proprio così. Non vado a cercare i libri, sono i libri che mi chiamano. Quindi grazie per seguirci così da vicino. Questa sera, caro Fabio, parliamo di un libro appunto del 1966 ed è un libro non superato, è un libro superabile per chi ce l'ha ovviamente, è un libro che costava all'epoca 1600 lire, pensa tu, è un cartonato di John Fuller che si intitola Dischi volanti sopra l'America, il mistero di Exeter, stampato da Feltrinelli, arrivò in Italia nel 1967. Fuller era giornalista e dopo aver sentito parlare di un'ondata di avvistamenti UFO nel New Hampshire, si recò lì per intervistare i testimoni e fece addirittura lui stesso un avvistamento. Allora, questi avvistamenti tendevano, ha osservato il giornalista, ad essere associati alle linee di trasmissione elettriche. Però ancora più interessante, c'era un'associazione che vedeva appunto questi avvistamenti vicino alle linee, ma le associava soprattutto a grandi blackout, come ce n'erano stati parecchi nella gran parte del nord-est degli Stati Uniti. Allora io una domanda me la faccio. Perché nel 1966 si scriveva tanto di avvistamenti UFO e oggi nel 2020, mentre pare che ci siano tanti avvistamenti UFO, nessuno scrive più? Qualcuno ha messo sul conto della tecnologia alcuni avvistamenti e ci sta. Ci sta l'ologramma, ci sta la volontà di manipolare le nostre menti, ma mai come appunto negli anni 60 nessuno li studia più. Allora, questo libro ha come sottotitolo Il mistero di Exeter, perché Exeter ha visto un particolare episodio molto molto preciso. Stava succedendo effettivamente qualcosa. Uno studente o uno che studia l'ufologia seriamente dovrebbe avere questo libro sul proprio scaffale, perché è affascinante da leggere anche oggi, anche se sono storie che sembrano così romanzate, ma non è vero, potrebbe sembrare un po' datato, quello sì, però è frutto di solide relazioni investigative che fanno diventare questo libro molto coinvolgente. Allora, scopriremo mai se gli UFO siano stati veramente avvistati a Exeter o se erano effettivamente di origine extraterrestre? Ma comunque c'è sicuramente qualcosa di strano ed è questo che fa
il successo del libro. È un libro molto, ma molto serio. Fuller era editorialista di un rispettato giornale che si chiamava Saturday Review e aveva scritto un articolo per una rivista che si chiamava Look. Da questo articolo ha scritto poi questo libro per così espandere questo suo articolo. Fuller sperava di usare la regione del New Hampshire come microcosmo per risolvere il mistero degli UFO a livello nazionale, ma non c'è nessuna prova. Allora Fuller scrive una prefazione molto avvincente, con delle immagini descritte benissimo, forse fin troppo bene, del litorale del New Hampshire. A largo della costa sono le isole spettrali di Shoal, vicino allo scafo in frantumi del sottomarino atomico affondato, la Trebbiatrice. Il relitto della Trebbiatrice si trova a circa 200 miglia a est di Cape Cod, che a sua volta si trova a circa 100 miglia a est delle isole Shoals. Ecco, questo per rendere l'idea di dove si svolge la maggior parte di questi avvistamenti. Aveva iniziato Fuller a indagare su una serie di avvistamenti UFO avvenuta appunto a Exeter, ecco perché il sottotitolo, intorno alla metà degli anni 60. Stava facendo le ricerche per, appunto, ve lo dicevo, per l'articolo di rivista, e durante l'indagine ha accumulato così tante informazioni che alla fine ha scritto questo libro. Apparentemente tutti in città ed oltre credevano a questi avvistamenti, ed è stato grazie al talento narrativo molto fluido di Fuller che oggi noi possiamo leggere questo libro. Alcune persone in questa piccola città videro uno strano oggetto aereo che scomparve. Nessuno ha mai dato spiegazioni, tantomeno il governo, però c'è effettivamente l'episodio del blackout del 65 che ha fatto precipitare nell'oscurità 36 milioni di persone negli Stati Uniti nord-orientali, inclusa New York City, poiché non è mai stata trovata alcuna causa reale, e sono stati visti UFO nelle vicinanze delle centrali elettriche. Anche questa è diventata una delle leggende più famose della tradizione UFO. Fuller allude anche al caso Roswell in questo libro. Non era stato scritto quasi niente per la maggior parte fino agli anni 70, quindi è stato forse un pioniere nel parlare di Roswell. Allora, agli amanti dell'ufologia veramente non può mancare questo libro in biblioteca. Costava 1600 lire, adesso oggi non so quanto, ma credo che sia comunque facilmente trovabile su internet. Da Dischi volanti sopra l'America, il mistero di Exeter di John Fuller, edito da Feltrinelli. Ecco qua. La mattina del 14 settembre 1965, 11 giorni dopo che gli agenti Bertrand e Hunt avevano redatto il loro rapporto, mi trovai in difficoltà a proposito della solita colonna che scrivevo per la rivista Saturday Review. Allora non sapevo nulla del caso di Exeter e poco o niente degli oggetti volanti non identificati. Una sola volta, parecchi anni prima, avevo collaborato alla preparazione di un programma televisivo per la CBS in cui comparivano come ospiti dei tecnici che avevano visto i misteriosi oggetti volanti. Le mie nozioni si fermavano qui. Come al solito, cominciai la lenta e faticosa ricerca nella massa di appunti indecifrabili e di ritagli di giornale custoditi nell'ultimo cassetto a destra della scrivania, alla ricerca di materiale per la mia rubrica.
Il materiale non era molto promettente. Un mucchio di lavoro ordinario, di anticipazioni sul libro di prossima pubblicazione, poche note scarabocchiate sul retro di buste o su scatole di fiammiferi, appunti su un'intervista con due scrittori che si erano rivelati insopportabilmente noiosi e una pila di nuovi ritagli che avevo contrassegnato per un ulteriore esame. Spesso i ritagli forniscono materiale grezzo per un buon lavoro, perché le notizie fresche vanno e vengono fugacemente e non sono riprese dall'inizio. Tuttavia, alcune di loro rappresentano una specie di supplizio di Tantalo, poiché eccitano la curiosità senza soddisfarla. Spesso un'ulteriore ricerca rivela una storia migliore di quella originale. Uno dei ritagli dell'archivio era un dispaccio dell'Associated Press pubblicato sul New York Times del 3 agosto 1965, oltre un mese prima. La notizia proveniva da Oklahoma City. Le autorità del Texas, Nuovo Messico, Oklahoma e Kansas sono state sommerse la notte scorsa e nelle prime ore di quest'oggi da voci concernenti oggetti non identificati che volavano nel cielo. L'ufficio dello sceriffo della contea di Sedgwick a Wichita, Kansas, ha annunziato che l'ufficio meteorologico ha rintracciato parecchi di questi oggetti ad un'altitudine fra i 1800 e i 2700 metri. La polizia stradale dell'Oklahoma ha comunicato che la base Tinker dell'aeronautica ha individuato tutti in una volta sul proprio schermo radar quattro oggetti volanti non identificati, calcolando la loro altitudine a circa 6700 metri. Un portavoce della base Tinker si è rifiutato di confermare o smentire le voci di osservazioni a mezzo di radar. Notizie sono affluite da Pecos, Monahans, Odessa, Midland, Fort Worth, Canyon e Dalhart nel Texas, Hobbs, Carlsbad e Artesia nel Nuovo Messico, Chickasha, Shawnee, Cushing, Bimon e Chandler nell'Oklahoma, Oxford, Belle Plaine, Winfield, Caldwell, Mulvane e Wichita nel Kansas. La polizia stradale dell'Oklahoma ha annunziato che degli agenti in tre diverse macchine di servizio hanno riferito di aver visto gli oggetti volare in una formazione a diamante per circa 30 minuti nella zona di Shawnee. La polizia ha comunicato che, secondo gli agenti, gli oggetti erano di colore cangiante, dal rosso al bianco e al verde e blu. Alle 3:40 del mattino l'ufficio meteorologico di Wichita ha dichiarato di aver individuato uno degli oggetti a sud-ovest di Wellington. L'ufficio ha precisato che l'oggetto era apparso sul suo radar dapprima a un'altitudine di circa 6700 metri, poi era disceso a 1200 metri. Fra le descrizioni comunicate per telefono alla polizia e ad altre autorità, citiamo le seguenti. Ero scettico, ma questa volta ho visto qualcosa lassù. E lo stesso è avvenuto per altri osservatori dell'ufficio meteorologico. Quegli oggetti erano rossi ed esplodevano in sprazzi di scintille, in altri momenti fluttuavano come foglie. La cosa era visibile ad occhio nudo, sembrava che fosse a terra o che stesse librata proprio al di sopra del terreno. Era rossa, verdastra, blu e di un bianco gialliccio, lunga circa 90 metri e di forma ovale. I portavoce delle basi dell'aeronautica Tinker e McConnell sottopongono tutti i vari rapporti alla sede dell'aeronautica a Washington. In passato, l'aeronautica ha dichiarato che i corpi avvistati si sono rivelati come palloni, uccelli, luci di riflettori, gas di scappamento di reattori, aglianti, meteore, missili. Dal 1947 fino al 20 luglio l'aeronautica ha controllato 9.127 di tali avvistamenti e 667 non sono ancora stati spiegati. Questo ed altro in Dischi volanti sopra l'America, il mistero di Exeter di John Fuller, edito da Feltrinelli 1967 per l'Italia. Un augurio di buonanotte.